che torna a vivere. Oggi non abbiamo più posti liberi per tutto il mese di agosto-settembre negli appartamenti. Tant'è che ormai li mandiamo in Calabria. abbiamo anche le nota di Sicilia li mandiamo in Calabria. Abbiamo anche la possibilità di mandarli in Calabria. Però che ancora hanno difficoltà, ma appena facciamo il ponte un attimo in Calabria. Tutti quelli in viaggio che stanno scendendo dall'Alta Italia, dall'Altidione, ancora il ponte non lo hanno fatto, per cui rallentate. Frenate, a Reggio Calabria perché frenate. Finiscono a mare. Mi fa piacere che il ponte sia condiviso da tutti. Il tema serio... No, è che siamo venuti dalla Palermo-Catania e ci sentono 3 ore per attraversare. E mi pare giusto. Lo abbiamo detto a Roma, lo abbiamo comunque volevo... abbiamo pagato il casello in 6 sterzi, c'era gente con la biga ferma, però, Palermo-Catania. Volevo però, rassicurare tutti, si fa prima fare Palermo-Catania che attraversare il viale Regione Siciliana a Palermo. Veramente, si fa prima. La Sicilia che rinasce, la Sicilia che torna a vivere e la Sicilia che ha la vocazione al turismo. Il merito naturalmente del nostro assessore al turismo Mario Messina, che ha lavorato con grande impegno. Tao Book, grazie ad Antonella Ferrara, è diventata una rassegna di valenza internazionale sostenuta dalla Regione Siciliana e da questo governo, e devo dire che sono davvero ottimista perché credo che il peggio ormai sia alle nostre spalle. Stasera abbiamo la fortuna di avere, siamo tutti d'accordo sul fatto che la pandemia debba essere lasciata alle spalle, no? Io spero di sì. È un momento in cui noi diciamo sempre che la cultura e la bellezza hanno veramente la capacità di salvare noi, l'ambiente e il territorio.